Nel discorso che qui commemoriamo, la posizione di Weber sulla scienza e sul rigore che essa richiede allo scienziato che la pratica, viene espressa con toni molto decisi, quasi violenti, probabilmente come conseguenza dell'impeto polemico che pervade la prima parte del discorso nei confronti di un mondo universitario che già all'epoca di Weber era pieno di contraddizioni e che lo deludeva profondamente. Tuttavia, non c'è nulla di eccessivo nelle parole di questo discorso. Weber, infatti, così come altri suoi illustri contemporanei, ad esempio Freud o Simmel, che citerò più avanti, era convinto che l'uomo moderno dovesse affrontare a viso aperto, eroicamente, il fatto del proprio tempo, l'abbiamo sentito, rifiutando la consolazione della religione e accettando di camminare su una via, quella appunto della scienza, che sa, lo scienziato, non arriverà mai a nulla di definitivo. Propongo di considerare la polemica di Weber come un sintomo. Come il mondo universitario lo deludeva, non corrispondendo al rigore di cui era fanatico, di quella condotta di vita che Weber considerava necessaria per fare scienza, così anche il mondo sociale, allora come oggi, e lo abbiamo sentito nella relazione del professor Testa, è destinato, e Weber lo sapeva perfettamente, a non corrispondere alle esigenti richieste del canone scientifico. Per questo, facendo spazio al proprio pessimismo nell'etica protestante, parlando degli ultimi uomini, Weber li descrive come specialisti senza spirito e edonisti senza cuore, ovvero, sono sue parole, un nulla che si immagina di essere salito a un grado mai raggiunto di umanità. Sono parole di Weber. Siamo dunque di fronte a un paradosso. Intellettualmente non possiamo che abbracciare la scienza, pur nella consapevolezza che ciò ci porterà esistenzialmente e socialmente in un vicolo cieco. Un secolo dopo, la diagnosi di Weber ci appare ancora molto centrata, a dimostrazione di quanto l'integrità intellettuale sia potente. Con la sua opera, infatti, Weber dimostra che il rigore intellettuale, svuotato da ogni riferimento esterno a sé, può, per così dire, fare miracoli. E che senza di esso, senza il rigore intellettuale, saremmo ancora più perduti. Ma dobbiamo chiederci, possiamo fare conto solo su di esso, solo sul rigore intellettuale? Riflettere sul rapporto tra scienza e società significa, per me sociologo, domandarsi quale rapporto si viene a instaurare tra la scienza nella sua forma più rigorosa, quella di cui parla Weber in questa lezione, e che Weber tra gli altri ci aiuta a pensare e che qua e là viene praticata ancora oggi, e le più diffuse e concrete forme storiche e sociali in cui essa viene organizzata e rideclinata, di cui ci ha parlato il professor Testa. Tenendo dunque distinti, pur se in relazione tra loro, i due piani, la scienza come, tra virgolette, dovrebbe essere e come effettivamente è, un po' come quando distinguiamo, parlando di cristianesimo, tra fede e religione. Che l'azione mira a raggiungere il proprio scopo, che la vita individuale su questa terra debba essere al centro delle nostre attenzioni comuni, che la conoscenza scientifica sia la via da percorrere per migliorare la nostra comprensione e capacità di azione sulla realtà circostante, sono tre istanze che la modernità ha positivamente affermato. Il problema è che tutto ciò col tempo fa emergere una forma storico-sociale, la nostra società, che forse lo stesso Weber potrebbe accettare di chiamare tecnocapitalista, in relazione al quale da un lato noi esistiamo come individui e dall'altro la stessa scienza viene concretamente definita. E
un ordine nel quale, se posso cavarmela così, non importa dove si va, il fine della crescita è non avere fine, ma avere sempre un nuovo traguardo da inseguire, che poi si traduce nell'immaginazione di dare la possibilità a tutti di andare dovunque vogliono. In un circuito che, legando insieme volontà di potenza soggettiva e potenza tecnica di sistema, si pensa di alimentare una crescita illimitata e che arriva di conseguenza a includere l'essere umano nello stesso sistema tecnico che l'essere umano ha costruito, rendendo così il soggetto oggetto della sua propria azione. Che il mondo che così costruiamo sia migliore o peggiore rispetto a forme precedenti non è questione di cui ci possiamo occupare qui oggi. Mi limito però a osservare che in questo modo noi tendiamo a scambiare la nostra rappresentazione, che mediante la mediazione tecnica rimanda al paradigma scientifico, per realtà. Lo abbiamo sentito nelle parole di testa. Basterebbe pensare agli effetti della digitalizzazione. Il fatto che noi abbiamo imparato a ridurre qualsiasi realtà a una serie numerica ci induce a pensare che la realtà in sé non sia altro che una serie numerica. Così, anche se in modo molto diverso da come hanno affermato Berger e Luckmann, la realtà è oggi più che mai una costruzione sociale, che muovendo dalla scienza e passando per la sua applicazione tecnica nel quadro di una determinata organizzazione sociale, arriva fino alla vita di tutti noi e di tutti i giorni. È in tale contesto che si capiscono i due tipi di cui parla Weber, sopra richiamati quando parlavo degli ultimi uomini, e che così bene descrivono un secolo dopo la nostra condizione. Lo specialista senza spirito è assoggettato al dominio sottosistemico e allo sguardo analitico. Abituato a dividere, a separare, a precisare, egli perde l'anarchia creativa dello spirare del vento. Abituandosi a vedere la realtà come una composizione di elementi discreti e microscopici, egli tende a perdere i piani di realtà e capacità di ricomposizione e dunque di senso. Lo vediamo prima di tutto a proposito dell'idea di persona, che nella nostra cultura sta chiaramente perdendo di consistenza. Il gaudente senza cuore è la tipica espressione del soggettivismo contemporaneo. Se ammettiamo che in quanto abitanti di questa società soffriamo tutti di un difetto di affezione, non faremo fatica anche a constatare che, sempre meno capaci di eccedenza, gli uomini contemporanei sono condannati alla ricerca dell'eccesso. Dove non c'è eccedenza, c'è eccesso. L'affezione ridotta a effectum è la via obbligata per chi non sa più affezionarsi e per questo si ritrova con un cuore indurito. Per questa via noi ci troviamo prigionieri, molto più esplicitamente di quanto non fosse vero ai tempi di Weber, di quella forma di tecnonichilismo, una sorta di religione secolarizzata che ha preso il posto del calvinismo, in cui individualmente e socialmente ci dibattiamo. Detto in altre parole, il rapporto tra scienza e società, sempre più mediato, come abbiamo sentito, dalla tecnica che a sua volta si intreccia col mercato e l'economia, si impossessa ogni giorno di più dell'immaginario della potenza, in passato nelle mani di Dio e poi del sovrano, cioè di ciò che si può e non si può fare. Di una tale diagnosi, che riguarda prima di tutto la cultura europea e per il centro del processo di secolarizzazione contemporanea, era convinto, tra gli altri, Papa Benedetto. La ragione, egli diceva, si restringe, mentre la potenza, aggiungiamo noi, aumenta. E ciò si vede bene proprio sui due crinali a cui Weber fa riferimento parlando degli ultimi uomini. Da un lato la scienza propone un avanzamento infinito producendo un duplice effetto, una specie di addomesticamento del mistero, effetto del rilancio all'infinito nella ricerca delle nuove possibilità. Dall'altro, per effetto della modalità anaffettiva della conoscenza che pratica, la scienza finisce per inspessire
il vetro che sta tra noi e la realtà, il che ci rende tesi e insoddisfatti, incatenati come siamo alla ragione strumentale, persino nei nostri rapporti più intimi. Ho forti dubbi che sia possibile affrontare tale questione solo col necessario, sul pur necessario piano intellettuale. Noi siamo culturalmente vincolati alla storia del nostro pensiero, alla quale apparteniamo, alle forme sociali dalle quali non è facile distaccarci, probabilmente impossibile. Ci sono nodi epistemologici che dovremmo tornare a porci, ma che non sappiamo come affrontare. Anch'io, come Weber, penso che ci voglia eroismo. Certo, quello dello scienziato rigoroso, che oggi, come ai tempi di Weber, è un temerario che si avventura per una strada che non conosce, spinto da quell'anelito insaziabile che è la conoscenza. Di lui e del suo rigore, dello scienziato, della professione dello scienziato, non potremmo fare a meno, se non a costo di annichilire ancora di più la nostra umanità. Ma abbiamo bisogno anche di un diverso eroismo, quello dell'uomo concreto, libero e resiliente, che accetta di confrontarsi con le due perdite di cui parla Weber, lo spirito e il cuore, cioè l'affezione, a partire dalle contraddizioni che vede esplodere dentro e attorno a sé. Permettetemi qui un richiamo a Simmel. Questa settimana faremo un convegno internazionale in cattolica con i più importanti studiosi di questo autore e siete tutti invitati. Si deve infatti a Simmel, più che a Weber, aver chiarito che condizioni sociali e culturali, da un lato, e azione umana, dall'altro, sono dimensioni irriducibili, per quanto sempre in rapporto reciproco, in quanto poli di un campo. Un campo, quello della vita umana, che definisce, come poi ci ha chiarito Romano Guardini nel suo spettacolare libro L'opposizione polare, la nostra comune condizione. Nella società della potenza tecnica, quella in cui viviamo, la relazione tra queste due polarità, l'organizzazione sistemica e la soggettività umana, si fa sempre più tesa perché il polo sistemico diventa sempre più potente e invadente e pretende di assorbire completamente l'altro polo, quello della soggettività, lo abbiamo visto, assoggettando il soggetto e rendendolo oggetto. La prossima merce che il capitalismo venderà sarà la vita. Dopo aver venduto beni fisici, ha venduto un po' di godimento negli ultimi decenni, si appresta a vendere la vita. In tale situazione, la resilienza dell'umano è posta, forse come mai, sotto pressione. Per questo parlo di un eroismo dell'uomo che rimanga oggi convinto che non ci sia altra via per salvarsi se non riarticolando proprio quelle dimensioni che una volta perdute, come Weber implicitamente ammette, ci impoveriscono. Spirito, come capacità e esperienza dell'eccedenza, via per navigare il mistero e intuire l'unità e il senso del tutto. Spirito che nasce dall'esperienza del bello e insieme dalla consapevolezza della nostra costitutiva precarietà, da cui nascono l'arte e la preghiera, ma sono poi così lontane, nelle loro forme più diverse. Sì, esistono altre conoscenze, altre sapienze, diverse da quella scientifica, che occorre rispettare e coltivare. Cuore, cioè affezione, prima di tutto come fedeltà, intesa come lenta tessitura di quel cordone ombelicale che ci permette di colorare, cioè di umanizzare una porzione di mondo, e soprattutto misericordia, cioè capace di rispondere al dolore dell'altro, che è poi sempre il mio. Ecco perché gli scarti sono oggi più che mai una via di salvezza dell'umano. Abbiamo sempre bisogno di incontrare, di ospitare il povero per poter riaprire la nostra conoscenza, la nostra realtà, che tende di continuo a chiudersi. Così Weber ci consegna una seppur involontaria quanto preziosa indicazione. Siamo chiamati a concentrarci su ciò che lo stesso Weber fuggevolmente riconosce. Senza spirito e senza cuore siamo un nulla che
che si immagina di essere salito a un grado mai prima raggiunto di umanità. Ma non è forse proprio questa, e cioè l'indicazione di scommettere su spirito e cuore, come strategia per compensare gli squilibri della società della potenza tecnica e con la pericolosa chiusura della sua ragione, ciò che sta disperatamente cercando di dirci il prima Papa non europeo?